Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Sensia 2017 significa anche quest'anno bancarelle e noi stiamo per farci un giro proprio nelle vie intorno all'ex caserma per farci raccontare un pochino come sta andando dai vari titolari delle bancarelle. Andiamo. Bilancio di questa Sensia per te, positivo o negativo? Direi positivo, perché alla fine è andata abbastanza bene, però meno di quanto magari ci aspettassimo. Però sai, col caldo e tutto, magari la gente non esce subito, si lavora poco la sera. Però direi che tutto sommato positivo, dai. Per me negativo. Come mai? Perché si spende meno. Spendono meno. Quindi non è un problema dell'assenza, ma proprio a livello di... è un problema di portafogli vuoti. Certo. A livello generale è la prima volta che viene l'assenza o c'eri già stata in passato? Ci sono stata l'anno scorso. E anche rispetto all'anno scorso è diminuito? Sì. Negativo positivo di gente, negativo come lavoro. A cosa attribuisce la causa? Probabilmente la mancanza di soldi, perché non c'era proprio neanche interesse a chiedere il prezzo né niente. Quindi non è un problema dell'assenza, è un problema più generale, dice lei? Penso proprio di sì. È negativo. Come mai? C'è tantissima gente, ma poca disponibilità di denaro. Quindi. È qualcosa che non è l'unica a dirci, probabilmente quindi non è un problema di questa fiera, ma è un problema di portafogli. Penso proprio di sì, è una questione generale, perché noi giriamo tanto e anche questa ci sta deludendo come fiera. Diciamo che con questi tempi il bilancio, se è poco positivo, bisogna essere contenti. Purtroppo le persone più di tanto non possono spendere, per cui bisogna accontentarci. L'afflusso c'è stato, però sono contenuti nello spendere. Quindi non è un problema di fiera, ma è un problema di portafogli anche secondo lei. Esatto, anche perché non si tratta più che in un paese c'è solamente la classica fiera patronale dell'ascensione, ma ogni mese c'è qualcosa, che sia visto, che sia un gruppo alimentare o non alimentare, praticamente le persone se spendono oggi non possono spendere domani, perché il portafoglio è sempre quello, o sbaglio? Quest'anno purtroppo negativo. Come mai? Si sta lavorando molto meno, c'è anche molto meno gente rispetto all'anno scorso. Si è fatta una ragione di questo, nel senso si è chiesta il perché e ha trovato una... Secondo me è perché, la mia idea, è troppo caldo, quest'anno i primi caldi così e poi anche il fine mese ci influisce nel tutto, diciamo, tutto l'insieme, sì. Beh, quest'anno possiamo considerare, analizzando tutto il periodo, visto che abbiamo avuto il tempo a favore, un bilancio positivo. Nei 3 giorni della festa diretti abbiamo avuto un calo di pubblico quantificabile più o meno nel 30%, però ha funzionato come sempre, non ci possiamo lamentare. Non positivo al massimo, troppo caldo. Causa il caldo quindi? Un po' sì, è un po' di crisi. Secondo me è positivo sia per il nostro per lavoro che per, diciamo, per tutti, sia per chi ha attrazioni per il mangiare, per la fiera all'interno, più o meno per tutti. E anche per voi? Certo, esattamente, siamo qua apposta. Positivo però meno degli altri anni. Come mai secondo te? Perché al pomeriggio col caldo la gente ha scelto magari altri posti da andare, alla sera viene gente, ce n'è venuta. Grazie. Prego.